Potrebbe spiegarci che cosa c'è nel simbolo del Shotokan? Quando il maestro Funakoshi cambiò il nome di Tote con quello di Karate, stava scrivendo il suo primo libro. E tra gli allievi c'era un pittore molto famoso chiamato Koshugi, che progettò questo simbolo di una tigre dentro un cerchio. Questo era il modo in cui il signor Koshugi vedeva Funakoshi. Diceva che ad occhio nudo non sembrava, ma dentro era forte come una tigre. Quando uno pensa ad un maestro di karate, pensa ad una persona molto forte. Ad occhio nudo però non deve sembrare questo. Deve sembrare una persona semplice come un cerchio.